così sembro una papessa pronta per il giubileo. In realtà non utilizzerò questo equipaggiamento, l'avevo messo giusto un attimo così per, non lo so, avvicinarmi di più alle divinità. E ho notato che in realtà non ve l'ho letto bene questo set, perché qui dice che uno dei tre arcidiaconi delle profondità rinunciò alla propria corona per restare al fianco di Aldric. Questo vuol dire che se lui è andato ad Irithyll della Valle Boreale, allora anche questo arcidiacono deve averlo seguito. Poi la veste diceva che uno rimase a guardia della bara. La sottana invece dice che uno degli arcidiaconi si prendeva cura di Rosaria, madre della resurrezione, che credeva essere una dea. E credo proprio sia il verme uomo pacifico, diciamo, con il bastone. Quello che abbiamo visto proprio prima, cioè davanti all'ingresso alla camera da letto di Rosaria. Ora però fatemi rimettere il mio set adatto a questa zona. Ora non ricordo di preciso, a dire il vero. Ah no, c'ho già questi. Posso anche tornare a fare l'uomo calzino ora. Anzi, la donna calza. Forte di Farron. Stai attento a Tossico. Esattamente. Ho messo questo set perché qui dovete sapere che è una terra un po' aspra. È tipo la città infame 2.0. Vedete che lì c'è la barra di tossicità. Tra l'altro quest'area è resa ancora più fastidiosa. Scheggia di Estus. Dal fatto che è un po' un labirinto. Proprio come la città infame del resto. Una sorta di fogna a cielo aperto. Qui ci sono molti oggetti sparpagliati, ma è un casino non perdersi. Date le circostanze, ho anche cambiato miracolo, ho messo carezza di lacrime. E ho anche comprato ed equipaggiato un po' di muschio per togliere il veleno. Ecco il primo incontro con la popolazione locale. Se siamo nel forte di Farron, cazzarola. Dicevo, se siamo nel forte di Farron, stiamo per raggiungere i guardiani dell'abisso. E queste creature mi ricordano molto l'abisso. In particolare, intendo che mi ricordano le creature di Ulasil, gli abitanti della città divorata dall'oscurità. Quindi è possibile che questa foresta
non sia altro che bosco di radice oscura dopo chissà quanti anni. Si intravede, quello è il forte. In realtà già quest'area viene chiamata Forte di Farron. Non mi ricordo come si chiama il tipo nel Santuario del Legame del Fuoco, quello che ho chiamato Sconsolino 2, ma ci ha detto che per unirsi o per trovare comunque la Legione dei Non Morti che sta tenendo a bada l'abisso, bisogna accendere o spegnere, non ricordo di preciso, tre fiamme. Mi ricordano proprio quelli di Ulasil per via della testa. Anche un po' il corpo, solo che in Ulasil lanciavano principalmente magie, se non ricordo male. Qui invece fanno più roba corpo a corpo. Ed è anche vero che nel primo Dark Souls, quando uno gioca fuori dal DLC, quando va nel bacino di radice oscura, non ci sono i discendenti, diciamo, degli abitanti di Ulasil. Però è possibile che col passare del tempo poi siano usciti in qualche modo. Qui cammina pure a rilento. Molto comodo questo miracolo in questa zona. Visto che comunque non credo di aver bisogno di cure aggiuntive. Si è fatto in furia. Spadone, ah ok. Vabbè, poi ve lo leggo magari, gradirei prima togliermi da quest'area. Guardate che schifo quando uno rotola, si ricopre totalmente in questo vischiame. Non sono particolarmente temibili questi, quelli lì invece sì. Quelli che stanno in piedi. Guarda qua l'albero. No, 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 non volevo farmi vedere. Questi sono fastidiosi, zompettano. Meno male anche loro, essendo nudi, essendo sprovvisti di armatura, non hanno molta stabilità. Non me l'ha agganciato e quindi non mi ha parato il colpo. Cioè non si è girato nella sua direzione quando ho tirato sullo scudo. Vedo che anche le loro armi sono tossiche perché mi sale la barra del veleno quando mi attaccano.
E siamo a 2 su 3. Vedo che qui c'è un po' di attività. Accidenti per un soffio. Finito la magia. Questo continua ad esalare questa nube velenosa. Una sorta di sciamano, credo. Vabbè, senti, intossicami, tanto c'ho le cure. Perché prima vorrei affrontare quello. No, vogliono proprio proteggere sto ponte a tutti i costi. Situazione di stallo. Oh, ok, si sta facendo avanti. Ok, ora possiamo divertirci. Scontro a distanza richiesto dopo e poi estremamente costoso. Ah, quei cosi là. Quei cosi sono gli anticristi, io non li affronterò. Non mi ricordo di preciso che cosa facevano, ma ce li ho nella mia memoria come creature fastidiose. Ho ancora 8 cariche, wow. Quello è il portale, manca però ancora una fiamma. Proviamo di qua. Senti il dolce suono dei liquami melmosi. Oh cazzo, pure qua il granchio. Che ci fa sto granchio qui? Perché lui non si avvelena? Che cavolo? Oh, perché è un albero di betulla bianca. No, è un grande quel gigante. Il miglior amico che si possa avere in questo gioco. Anello del drago eterno. Giovane ramo bianco. Corona di Dusk. Oh. Dusk di Ulasil. E qui purtroppo non posso correre, devo farmi il bagnetto. Ah, già ho finito il fazzoletto. Sì, non credo abbia avuto molto senso utilizzare soggetto mentre sono ancora immerso. Perché dovrò comunque usarne un altro appena uscito, se mai uscirò.
Oh, sì, posso punzecchiarlo dall'alto. Beh, non sto avendo troppe difficoltà fino ad ora, ma... Qua c'è il raduno delle lumache. Oh, calmatevi. Benvenuta. Siccome un labirinto non mi metterò ad esplorare tutto. E so che mi perderò un po' di oggetti, ma... Quest'area è veramente, veramente vasta. Tra l'altro, da qualche parte ci sono i basilischi, ovvero le rane sataniche. Quelle che possono maledire. E gradirei non avere a che fare con loro. Spero ne sia valsa la pena. Oh sì che ne è valsa la pena. Assolutamente. In questo Dark Souls la maledizione è una cosa un po' più gentile. Perché ti ammazza, ma poi non ci sono ripercussioni dopo la morte, come nel primo. Però è comunque fastidioso, ovviamente. Gli agguati melmosi. Beh, io mi sto beccando tutte le malattie possibili e immaginabili. Talismano del sole. Prova brodo. Pasta e fagioli di nuovo. Si è lodato il brodo. Erba che cosa? Sto ottenendo un sacco di oggetti, ma per ora non posso mettermi a leggerli. Di nuovo veleno, dai. Lo so tolto poco fa. Certo che ce ne mettono un po' a morire queste, eh? Sembro tipo un indigeno. Da qui si può vedere tutta la foresta. Quella credo sia la cattedrale. Lì il sobborgo. No, scusatemi, l'insediamento dei non morti. Mi viene sempre a dire il borgo o il sobborgo dei non morti per via del primo Dark Souls. Oh, grande. Inutile che corri, accetta il tuo destino. Si sente proprio il rumore della nuda pianta del piede quando corre. Perché questi pantaloni non hanno, insomma... Eccolo qui.
ti pareva che qualche cretino non doveva... E vabbè, questi come hanno fatto? Ce l'hanno scavalcato? Gli sono saliti di sopra. Questo è il vecchio lupo di Farron, di cui abbiamo tanto sentito parlare. Vediamo un po' tutta sta valanga di oggetti che ho recuperato. Vabbè, la scheggia. Prova del successo di uno dei guardiani di Farron che vegliano sul sonno dei defunti insieme al vecchio lupo. Raffigura una foglia di erba lama intrisa di sangue secco. Un tempo la foglia di erba lama identificava i membri della legione di non morti. Gli spiriti dei guerrieri del passato riposano nella foresta maledetta e questa umile foglia esprime la loro accettazione e gratitudine verso i loro guardiani. Alla fine delle proprie peregrinazioni, persino i sognatori che vagavano senza meta nella foresta maledetta provarono un senso di appagamento. Lo spadone... Le leggende narrano che fosse utilizzata per mettere alla prova i limiti della forza umana. Talismano del sole. Il talismano per i miracoli utilizzato dal cavaliere del sole stesso. No, non me lo dite, Soler! È di Solaretto! Cavaliere del Sole! Oh, mi viene in mente lui. Siamo nel futuro. Chissà che fine ha fatto Soler. Forse il gioco non lo dice. Non è che il gioco ti... cioè Dark Souls 3 ti dice del destino di ogni personaggio che compare nel primo Dark Souls. Però... è anche vero che se uno trova un oggetto su un cadavere o da qualche parte non vuol dire la cosa più ovvia. Ad esempio l'anello di Artorias ce l'aveva un cadavere qualunque nel giardino di Radice Oscura. Non ce l'aveva Artorias stesso. Esso è decorato con la sacra immagine del cavaliere, simbolo della sua fede incrollabile. La sua abilità dona a chi lo utilizza la stessa fermezza. O forse non c'entra niente con Soler. Parma di pietra. Utilizzato un tempo da un cavaliere trasformato anch'egli in pietra. Mi sa che si riferisce ai guardiani di pietra. Corona piumata donata a una principessa della terra di Ulasil, Dusk di Ulasil appunto, patria delle stregonerie dorate. Le benedizione... vabbè, la benedizione della guardia Elizabeth, il mega fungo gigante, rende più potenti le magie di chi la indossa, ma allo stesso tempo aumenta il danno magico subito. Altri set, altra roba... non credo. Ah, l'anello. Per ora ho messo questo qui per aumentare la resistenza al veleno. Un anello speciale donato a chi veniva considerato degno di affrontare un viaggio di ricerca a Vinheim, patria della stregoneria. Aumenta la durata di effetti degli incantesimi. Il sigillo rappresenta un drago eterno, come appropriato per la scuola del drago. Il drago eterno è simbolo della vera natura di uno stregone. Dicevo, questo è il vecchio lupo di Farron. È palese che è una sorta di discendente, di erede di Sif, la grande lupa grigia. Artorias, il cavaliere che cercò di combattere l'oscurità, venne sconfitto, divenne una pedina dell'oscurità. C'è questa cosa fantastica che il protagonista del primo Dark Souls va indietro nel tempo e la sua leggenda, perché è lui che ferma l'oscurità, la sua leggenda viene presa da Artorias. Lui non ne ha colpa, poverino, perché non è più lui e viene ucciso. Però poi viene tramandata questa cosa, la leggenda viene distorta e passa come colui che attraversò l'abisso, il camminatore dell'abisso.
e ci ricordiamo tutti la lupa grigia si fa guardia della sua tomba. Deve essere poi evolutasi un po' la, come si chiamava quella gang del bosco, che erano proprio a guardia lì del bosco Radice Oscura, anche la tomba per evitare saccheggiamenti e robe di questo tipo. Quel covenant, quel patto deve essere poi col tempo mutato in questo qui, la Legione di Non Morti, che per non si sa quanto tempo hanno tenuto a bada l'abisso dopo la morte di Sif. Galateo della Legione. No, non entrerò in questo patto, però non ha nulla di speciale. Per quanto io adori la storia di Artorias, Sif e tutto quanto, non. E vedete, è un lupo vecchio. È molto più piccolo rispetto a Sif. Per questo dico deve essere un qualche discendente. Deve esserci stato un indebolimento generale. È vecchio, è stanco, è immobile, neanche respira. Mi viene quasi da sospettare che sia morto, che sia una sorta di reliquia, che comunque venerano e proteggono. È bellissima questa cosa che in Dark Souls 3 ripropongono eventi, personaggi, situazioni, storie del primo Dark Souls. Non tutte le storie, attenzione, ci sono cose che sono esclusive, alcune vicende, si è dato il sole, esclusive di Dark Souls 3, però ci sono molte rivisitazioni di vicende passate e sono fatte così, con questa chiave un po' nostalgica. Ma serve anche a farti vedere il degrado costante di questo mondo. Prima c'era Artorias, c'era la grande lupa grigia, e ora c'è sto lupacchiotto poverino, vecchio, indebolito. La foresta è sempre più corrosa. Prima era bacino radice oscura e si poteva percepire il male, no? Però guarda qua. Guarda qua che schifo. Alcune descrizioni, se non sbaglio, dicevano che questa foresta divenne così per via di una maledizione. Sempre riguardo il sangue del lupo. Credo che questo sangue del lupo sia una cosa, un'eredità, diciamo, una cosa simbolica. Il sangue del lupo a guardia dell'abisso. Sif non era direttamente a guardia dell'abisso, ma in realtà proteggeva il suo padrone, la tomba del suo padrone. È un termine sbagliatissimo. Compagno di battaglia, diciamo. Però sì, deve essere così. Sto lupo nero deve essere un discendente di Sif. Scusatemi, sono un po' assorto dai pensieri, ma adesso devo un attimo smetterla. Fatemi cambiare l'equipaggiamento perché qui non c'è pericolo veleno, c'è pericolo morte violenta. A suon di mazzate. Devo tenermi al di sotto del 70% con il peso. Posso anche togliere. Rimozione degli incantesimi in eccesso. Tanto per ora non. Facciamo. Potenza gli attacchi quando i PV sono al massimo. Visto che io ho tutta la vita. E cosa può aiutarmi in questo scontro? Gli attacchi critici. Con attacchi successivi. Ah, tanto quest'anello non funziona, non so che dire.
Purtroppo non ho un anello, diciamo, che mi può aiutare in situazioni di questo tipo. Vabbè, andiamo così. Ricorda molto il demone iniziale del primo Dark Souls. No, che sta facendo? Oh, mollami. Accidenti i danni che mi ha fatto. Che cavolo sputa carbone? Oh, non vedo niente. Quando uno sta in mezzo alle gambe a questi mostri è un po' più al sicuro, ma è anche più a rischio in contemporanea. Non la sederata! No, non lo fare, non mi spupazzare. Ah, sono vivo, forse. Un casino generale, non ci capisco più nulla. Ah. Anima del demone vagabondo. E noi sappiamo che tutti i demoni hanno avuto origine dalla fiamma del caos, il tentativo di Aizalith di replicare la prima fiamma. Quindi questa è una creatura estremamente rara, perché appartiene a un tempo veramente lontanissimo. È come quel cavaliere di Lordran, cioè cavaliere di Gwyn che c'era a Lordran. Siamo dato il sole, e va bene. Mi sembra giusto onorare Solero. Se non sbaglio, in questo punto, più avanti nel gioco, uno poi ottiene l'armatura di Havel. Potrei sbagliarmi, attenzione, ma c'ho questo strano ricordo. Ed è una di quelle tantissime cose che uno non può scoprire se non grazie ad internet, perché in questo punto non c'è alcun motivo di tornarci in futuro. E uno invece deve farlo dopo che ha fatto un evento particolare, quindi è l'ennesima cosa nascosta, disonesta di Dark Souls. Vediamo un po' di leggere l'anima. Anima di un demone vagabondo. Il demone vagabondo, ora privato della fiamma, un tempo era il custode di Lothric. Addirittura. L'avevano ammaestrata, sta creatura. Si è fatto il tesoro. E con il tuo spirito? Oh, guardate dove siamo risbucati. Che scappi se tanto sai già che sei condannata. Questo fantasma mi ha fatto venire un infarto. Frammento grande, purtroppo non sto trovando i pezzi che servono a me. Lancia del fulmine. Questa viverna è pietrificata, è defunta. E per chi non l'avesse capito, siamo dall'altro lato del ponte rotto. Lì è dove abbiamo conosciuto Yoel of Londor.
L'ennesima riconferma che la geografia nel mondo di Dark Souls è sempre ben calibrata. Ma quella è un'altra lucertola? Quante ce ne hanno messe qua? Tre? Cerca di trovare rifugio in mezzo agli altri. Peccato che a loro non gliene frega niente, guardali. Sono sconsolati per conto loro. Guarda questo pellegrino fin dove era arrivato. Solo il più cazzuto di tutti. Quelli bloccati dal ponte rotto. E qui deve esserci stata una guerra, ovviamente, perché lì c'è quella viverna. E ricordiamolo, a quanto pare le viverne erano a difesa di Lothric. Poverino, questo se lo meritava di arrivare alla sua meta. Però anche è vero che anche lì è bloccato il passaggio perché è crollato tutto. E comunque questi pellegrini hanno un destino che non mi è ancora del tutto noto, ma che prevede la morte. Sta riposando? Ok. Ah, questo strilla. Il sangue ha un colore un po' strano, un colore un po' ramato. Cioè non parlo di questo qui adesso sulla parete, ma quello che esce quando uno colpisce i nemici. O quando uno viene colpito dai nemici. Va bene, abbiamo trovato un po' di robetta qui. Questo scudo invece è il fuoco, ok. Ha le stesse statistiche, sì. Uno degli scudi blu incantati, questo scudo riduce notevolmente i danni da fuoco. Mila anime, devo comunque riposarmi perché ho poche cariche. Tanto vale andare all'altare del vincolo. Sentite, visto che ho 10.000 anime, voglio provare a fare una cosa. Da dove si va? Da qua forse? Sì. Mia tenerissima Irina. Oh, Champion of Ash, welcome back. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. Sei troppo buona con me. Io mi becco questa qui, Lacrime del rifiuto. Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. Ok, ci voleva un momento di coccole dopo tutto quello che ho passato. In realtà, ripeto, mi è andata bene, almeno fino ad ora. In quella parte così aspra di mondo. Stavo quasi per dimenticarmi della fiaschetta. Ed è uno. Ed è due. Poi fatemi armonizzare. Ah, vero.
Ho un solo slot per ora. Dovrò tornare nel veleno, quindi per ora sì. Ah, non ho letto la lancia del fulmine. Si dice che questo miracolo fosse utilizzato dai guerrieri del sole. Quindi forse quel talismano non era di solenoide, ma di un guerriero del sole qualunque. La lancia infligge danni da fulmine ed è una potente risposta ai danni da magia da fuoco, efficace soprattutto contro corazze di metallo e draghi. È vero, questa cosa la devo ricordare. Elemento fulmine forte contro... io c'ho sempre il problema però che l'arma che ho per ora è avvelenata, quindi non la posso infondere con le resine. 20 di fede, no, non se ne parla proprio. Vabbè, dicevamo, lacrime del rifiuto che occupa due slot. Vediamo se posso barare. Ho preso fuoco. Se io la tolgo, mi rimane? Oh sì. Ok. Questa non è disonestà, questa è furbizia. Ah. Ashen one, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Perché è così interessata a questa cenere? Beh, non ci vedo nulla di male. Oh, yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Risparmiami i tuoi discorsi. Benedizione nascosta, ripristina completamente i PA. Questa potrebbe essere utile, però ne vende solo una perché c'è il numero sopra il costo. A Lothric si trova una tomba abbandonata, un luogo oscuro ove riposano i guerrieri senza patria. Solo la regina si premurava di augurare un buon viaggio a queste anime perdute. Wow, che usanza insolita. Adesso vende frammenti di titanite all'infinito. Un antichissimo anello decorato con un piccolo gioiello rosso aumenta i PV massimi. È quello che si poteva scegliere come oggetto iniziale. Fatemi vedere se posso fare qualcosa con l'anima del demone vagabondo. Grazie a Ludlet. Vomito di pietra? Sputa un masso dalla bocca. Ah, è la magia che faceva quella creatura. Tecnica di un demone errante, le cui fiamme sono ormai estinte. Eh già, tutti i demoni sono nati dalla fiamma del caos. Questo sasso è pesante ma fragile. Anello di Havel, questo non c'era. Infatti richiede l'anima del demone vagabondo. Un anello indossato da guerrieri che amano le armature pesanti aumenta il carico massimo. Quest'anello deve il proprio nome a Havel la Roccia, il vecchio commilitone di Gwyn, il primo signore. L'arte della guerra è una costante di ogni epoca, i seguaci di Havel sono tanti ora quanti erano quando era in vita. La mia build non prevede equipaggiamento pesante e per ora non ho...
questo problema piuttosto voglio fare una scelta magari di cui mi pentirò tanto per cambiare. Forse sto per cambiare arma. Forse. Ah. Questa scimitarra ha B come parametro in destrezza, cioè come fattore bonus caratteristica. Costa solo 600 anime. Vediamo se potenziandola frammento di titanite, tanto ora ne ho un casino e posso pure comprarli adesso. Frammento grande di titanite, però vedete adesso arriverebbe ad A. Arriverei a 126 più 37, ma è di meno. Non lo so, vedremo come andrà con sto discorso della scimitarra. È che ho proprio l'impressione di non avere ancora una mia arma. Il primo Dark Souls me lo sono fatto praticamente tutto con la Claymore. Qui invece ancora non trovo qualcosa che posso dire, ok, quest'arma è mia, fa dei buoni danni, posso utilizzarla a lungo termine. La lancia va bene, per carità, mi aiuta, ma ho come l'impressione che non faccia abbastanza danni per dove sono arrivato. Fatemi rimettere il set antitossine. E però devo ancora capire dove si trova la terza fiamma. Vediamo per quanto dovrò vagare in questa valle di lacrime. Anche perché per me orientarmi è un'impresa impossibile, quindi ho difficoltà a capire se magari sono già stato da una parte o no. Così proprio non li guardo neanche. Cavaliere senza nome. Penso abbiano delle statistiche un po' più basse rispetto all'armatura da cavaliere. Un po' di statistiche, quindi anche il peso, credo. Io non lo affronto, nemmeno se mi pagate. Aiuto! E come fa a correre? È un Tyrannosaurus Rex. Questo mi insegue per tutta la foresta ora. Tecnica del grillo, non mi deludere. No, non volevo curarmi, accidenti. Tasto sbagliatissimo.
Vabbè, ho molte cariche comunque, quindi non dovrebbe essere un problema. C'è troppa gente qui. Se si può definire gente. Sono un mix fra una pantera e un essere umano, ste creature. Ormai io nel veleno proprio ci sguazzo tranquillamente. Tutti che mi vogliono bene qui. Oddio, fino a qua mi inseguono. Intanto ho trovato la fiamma. E mo so cazzi. Posso del ritorno, farei bene ad utilizzarlo. Forse non ce n'è bisogno. No, ok, meglio non rischiare. Ok, ho girato un po'. Sicuramente mi sono perso un po' di oggetti, ma mi ritengo soddisfatto. La porta è aperta e posso proseguire il mio viaggio. Bellissimo questo viale.